Teniamo due percorsi di studi simili. Daniel ha studiato design al Politecnico di Milano e io ho studiato agricoltura a Venezia. Ci siamo conosciuti nel 2003 mentre lavoravamo in un studio di design a Milano. In quel periodo abbiamo avuto la possibilità di iniziare a lavorare assieme, a seguire diversi progetti sia in ambito prodotto che in ambito comunicazione visiva. Successivamente ognuno ha preso temporaneamente la propria strada facendo diverse esperienze professionali sia in ambito italiano che internazionale, fino a quando sono capitati un paio di progetti spot che abbiamo deciso di provare ad affrontare assieme. E vedendo che la cosa funzionava e che c'era un certo affiatamento professionale e una visione comune, abbiamo deciso di continuare. Il design, a nostro avviso, ha molti valori, se ne potrebbero dire tantissimi. In ciò che disegniamo ci poniamo sempre l'obiettivo di dare un'esperienza positiva a chi interagisce con i nostri prodotti. Può essere la semplice relazione con un oggetto, evocare un ricordo o strappare un sorriso. Lavoriamo spesso in ambito internazionale. Ciò che troviamo estremamente stimolante nella collaborazione con Rack Ceramics è il modo con cui persone di diverse nazionalità, culture, background riescono a collaborare su obiettivi comuni con ottimi risultati. Uno dei motivi per cui amiamo lavorare con la ceramica è appunto la capacità di mettere assieme questi due mondi apparentemente lontani. Si tratta indubbiamente di produzione seriale, di grandi numeri, però tuttavia c'è una componente e un bisogno di sensibilità da cui non si può prescindere. I progetti di ospitalità in qualche modo ci hanno sempre attratto, prevalentemente perché sono situazioni complesse che mettono assieme sia le relazioni tra le persone, gli spazi e anche gli oggetti.